Bambini, anziani, donne e uomini provenienti da diversi paesi. Ci sono proprio tutti a Quartu per la pedalata dell'altro mondo, iniziativa che rientra nella settimana della mobilità sostenibile promossa dall'Unione Europea. Le associazioni Arcoiris, Entulas e Amici della Bicicletta Cagliari si sono dati appuntamento a Quartu in via Genova per un percorso che va ben oltre la passeggiata tra amici. Francesca Cesare dell'associazione Arcoiris, che insieme in collaborazione ad altre associazioni ha organizzato oggi questa pedalata dell'altro mondo. Siamo nella fase di start-up, chi partecipa? A questa pedalata tutti, tutti, nel senso che ci sono moltissimi ragazzi che arrivano da tutte le parti del mondo, perché l'associazione Arcoiris ospita molti ragazzi, soprattutto africani, ma anche da altre parti del mondo, quindi partecipa tutto il mondo. Una pedalata sociale. Esattamente, sociale, un po' abbraccia vari temi, nel senso che appunto si abbraccia la settimana europea della mobilità sostenibile, in più sociale perché ci sono ragazzi che arrivano da tutte le parti del mondo. Allora, state per partire, siete pronti? La prima tappa quale sarà? La prima tappa, partiamo da qua, arriviamo a Molentargius, dove faremo dei giochi con i ragazzi, dei giochi ludici. Usciamo da Molentargius, facciamo Viale Poetto, tutto il Poetto, e torniamo qua in associazione. Guardare la vita attraverso le due ruote, infatti, può aprire nuovi orizzonti sul sociale, sull'integrazione, rispetto per l'ambiente e benessere fisico. Una bellissima, bellissima cosa, eh? Conoscevi già questa zona? Sì, la conoscevo già. Qualche volta venivo qui con i miei amici. Questa passeggiata, Yusuf, è stata l'occasione anche per conoscere, per fare nuove amicizie? Certo, mi sa di sì, eh? Sì, mi piacciono, è possibile anche stare all'aria aperta, perché comunque studiando tra una cosa e l'altra stiamo sempre al chiuso noi, computer e queste cose, invece una passeggiata all'aperto è la cosa migliore. Daniela dell'associazione Amici della Bicicletta di Cagliari, quanto risponde la cittadinanza ad iniziative come quella di oggi? Beh, ho visto che oggi è abbastanza frequentato e stanno aumentando le persone che vanno in bicicletta, questo grazie ad un lavoro continuo che è stato fatto da anni, grazie a noi ciclisti che facciamo parte di diverse associazioni. Ho visto che oggi ci sono anche molti bambini, anche di tante altre nazionalità, e sono magari più abituati di noi anche a utilizzare la bicicletta. Noi promuoviamo questo tipo di iniziative anche durante tutto l'arco dell'anno, non soltanto durante la settimana europea della mobilità sostenibile.